Air Ambiente ha presentato alla stampa i risultati del piano di monitoraggio biennale previsto dall'autorizzazione integrata ambientale attivata per il termovalorizzatore di Pozzilli attraverso un protocollo siglato con la Regione Molise, il Comune di Pozzilli e l'ARPA. Per i vertici nazionali dello stabilimento molisano tutti i valori analizzati rientrano pienamente nei limiti concessi dalla legge. Abbiamo completato un altro importante piano di monitoraggio, di controllo. Ricordiamo che questo piano ci è stato prescritto dall'ARPA, dalla Regione Molise, nel momento in cui ci è stata rilasciata 4 anni fa l'autorizzazione integrata ambientale. Abbiamo ritenuto opportuno avviare un ciclo di appuntamenti per presentare questo piano a partire da oggi, perché ci consegna dei risultati importanti e confortanti, e soprattutto conferma che questi impianti, se ben progettati, ben realizzati e ben gestiti, non hanno impatti significativi sull'ambiente circostante. Dunque, stando al monitoraggio, non esisterebbe alcun nesso tra l'inquinamento registrato sulla piana di Venafro e l'attività del termovalorizzatore. Per l'amministratore delegato Andrea Raimonda, i parametri analizzati sono ben al di sotto dei valori individuati per i termovalorizzatori su scala nazionale. Attraverso e a valle dell'ottenimento dell'autorizzazione integrata ambientale c'è stato prescritto e imposto anche un piano di monitoraggio ulteriore che riguarda le PM10 e sostanzialmente le diossine. Questo è legato a tre stazioni di monitoraggio che abbiamo installato per eseguire i campionamenti. Due sono riguardanti la ricaduta delle emissioni dell'impianto e sono qui nell'area del consorzio industriale, mentre invece una è stata posizionata a livello di Finignano, del comune di Finignano, perché lì abbiamo considerato quello che si dice tecnicamente il punto bianco, cioè l'area in cui ci troviamo di fronte a un'area completamente naturale. I risultati che scaturiscono dal monitoraggio biennale hanno pienamente soddisfatto l'assessore regionale all'ambiente Nicola Cavaliere, che ha avuto parole di elogio per i vertici del termovalorizzatore di Pozzilli. Il problema dell'ambiente, e soprattutto in questa zona, è molto 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 sotto controllo, soprattutto da parte dell'ARPA, che è un ente pubblico che fa prevenzione ed è molto capillare sulle analisi e sulle verifiche di queste aziende che appunto lavorano e potrebbero avere criticità nel discorso ambientale. Rispetto a questo abbiamo un monitoraggio costante da parte di ARPA, a cui va il mio ringraziamento e il ringraziamento della Regione per il lavoro certosino e puntuale che fanno sistematicamente, e soprattutto per quello che comunichiamo alle popolazioni di un sistema, per quanto riguarda questa azienda, che al di là delle opinioni che possono scaturire dal punto di vista personale ma anche ideologico, però rispettano l'ambiente.